Renato De Fusco, storico dell'architettura e della progettazione, ci spiega come il design si riferisca alla produzione di oggetti nati da un progetto, portatori di valenze estetico-funzionali e riproducibili grazie alla tecnica industriale in una serie illimitata. Sono sempre presenti quattro fattori o momenti che rendono l'esperienza del design un unitario processo: il progetto, la produzione, la vendita e il consumo. La produzione di Tonet nasce da un'invenzione tecnica che consiste nell'inumidire, in presenza di forte calore, elementi di legno per poterli piegare. Tali elementi, posti in casseforme di metallo, si lasciano poi essiccare per fissarne la conformazione. Minore era il numero degli elementi da porre in lavorazione, minori erano i costi. Un pezzo curvato, contrariamente a un pezzo tagliato all'interno di una tavola, presenta tre grandi vantaggi. Resistenza enorme, grazie alla venatura che corre parallelamente alla curvatura, con solidità unita a flessibilità. A volerlo rompere, occorre applicare pesi 5 o 6 volte superiori ai normali carichi d'uso. Una sedia modello 14 è in grado di portare oltre 600 kg. Inoltre, economia di materiale. Un bracciolo curvato necessita di una barra di circa un decimetro cubo. Se invece ricavato da un asse, occorrono almeno 10 decimetri cubi. La differenza è scarto. Il rapporto è di 1 a 10. Un risparmio enorme. E tempi di lavorazione estremamente ridotti, in quanto la barra viene tornita prima della curvatura e questo avviene in pochi minuti. Il bracciolo, invece, tagliato dalla tavola, viene reso tondo dopo il taglio solo a mano, con il risultato che occorrono ore. Michael Tonet nacque a Boppard in Prussia negli ultimi anni del Settecento. Nel 1819 aprì un piccolo laboratorio di falegnameria ed ebanisteria specializzato in pavimenti e particolari decorativi da applicare a mobili tradizionali. Nel 1830 iniziò alcuni esperimenti sulla curvatura del legno e nel 1842 si trasferì a Vienna, dove il ministro dell'imperatore d'Austria gli assicurò appoggi e commissioni. Nello stesso anno ottenne i brevetti per la sua tecnica di legno curvato. Vennero costruite diverse grandi officine per la produzione in serie dei mobili e vi furono molti punti vendita in tutto il mondo. Alla fine del secolo produceva 4.000 mobili al giorno e 50 milioni di pezzi della sedia numero 14 venivano venduti in poco più di 40 anni. La 14 era composta da soli 6 pezzi assemblati, lo schienale e le gambe posteriori composti da un unico pezzo. Le sedute erano, anzi sono ancora oggi, realizzate in paglia di Vienna, con i filamenti del materiale che si ottiene dalla trafilatura del giunco. Tale tecnica, consistente nell'intrecciare materiale di origine vegetale, è utilizzata fin dai tempi degli antichi egizi e forse ancora prima, ma fu conosciuta prima a Vienna, poi in Europa e successivamente in ogni angolo del mondo grazie alla grande diffusione dei prodotti Tonet. La progettazione era attenta a fornire un prodotto facilmente smontabile e rimontabile all'infinito, con il minimo di pezzi e peso, con la conseguenza di ottimizzare e ridurre al minimo l'ingombro degli imballaggi, facilitando, con costi contenuti, la spedizione fin nei posti più remoti. In un metro cubo vengono imballate 36 sedie del modello 14, con le relative viti e bulloni. Qualcuno ha detto: IKEA è la Tonet del XX secolo. L'affermazione è certamente vera e sottolinea il giusto valore, in qualità di precursore, del genio di Michael Tonet. La fabbrica Gebrüder Tonet non produce nella sua storia solo sedie o mobili in legno piegato, ma anche racchette da tennis, sci, mobili da ufficio in rovere, mobili in tubolare metallico imbottiti, e la produzione continua ancora oggi.
Alla scadenza del brevetto sorgono un incredibile numero di aziende concorrenti che riproducono gli stessi modelli Tonet, commercializzandoli con lo stesso numero di catalogo. Da questo punto di vista, il design Tonet risulta essere il più imitato e copiato in ogni tempo. Gli stessi imitatori, a volte, diventano particolarmente originali e producono oggetti di grande pregio e particolare design, quale ad esempio i modelli della serie 371 disegnati da Joseph Hoffmann, esponente della secessione viennese, e commercializzati e prodotti a partire dal 1908 dalla Jacob e Joseph Kohn. Oppure il dondolo a uovo numero 267, prodotto dalla società anonima Antonio Volpe di Udine. Fino a pochi decenni or sono, gli antiquari hanno sovente guardato con distacco il mondo di questo tipo di manufatti, svilendo un prodotto perché considerato di poco valore e prodotto in serie, non volendo mai attribuire il rango di stile a queste produzioni. Ciò è dovuto a profonda ignoranza, nel senso di non conoscenza del mercato, della storia e della produzione del mobile in legno curvato a vapore. Le cose però stanno cambiando e alcuni pezzi particolarmente rari oggi raggiungono quotazioni economicamente importanti.